Allora, amici di Potere Robotico, non so. Vabbè. È venuto. È giusto. È calzato. Sì. Non si è trasformato, però. No. Allora, chi abbiamo qua? Abbiamo un fanstory arrivato da Zeta. Già andato sold out, stra sold out, disegni di Johannes Vinci, iscrivetevi a questo cazzo di canale, porca, esatto. E... no, non è andato fuori bene. No, brutto, brutto. Allora, chi abbiamo qua? Abbiamo Dragstrip, nome giusto, nome dalla fan story non corretto è Smokey. Va bene. Perché ha questa faccia da pazzo sulla... qua disegnato in questo modo... perché Johannes l'ha voluto disegnare in questo modo perché lui comunque era il più mica normale degli Stanticon. Okay. Ed era, gli ha voluto dare questa connotazione quasi da drogato, da pazzo, da nevrotico, da... incazzato, sembra un po' incazzato. Da quello che mi godo intero, perché a me... infatti è una macchina da corsa. Vabbè, sì. Ed essendo una macchina da corsa, come passi pure... di... guardiamo dietro, un attimo... passando al soggetto in sé stesso, questa è una macchina da corsa, una di una Formula 1. Allora, noi sappiamo che i Transformer sono degli anni 80, sì. Però, sa, queste macchine, questi soggetti erano destinati a dei bambini. Ok. Quindi... se noi facciamo una macchina da corsa comunque con una conformazione normale, magari la prendi un po' anche sotto gamba. E allora cosa sono andati a prendere? Sono andati a prendere l'unica macchina nella Formula 1 che nella storia è stata a sei ruote, che era la famosissima Tyrrell P34, che era degli anni 70, però disegnata da Ken Tyrrell, ed è nel mito proprio per il fatto che aveva quattro ruote davanti e due dietro, quindi a sei ruote, figa, macchina a sei ruote, una sborrata, va con un missile se è a sei ruote al posto di... tant'è che poi dopo ne sono derivati i vari anime da quella macchina famosa, eccetera. Da, è venuto fuori, si chiamava Arrow, che poi era diventato Grand Prix in Italia, c'era Takaya Todoroki, certo, che guidava per l'appunto la, come cazzo si chiamava, la Todoroki Special, sì, Todoroki Special. Che era dopo si arrivava a 8 ruote, dopo si esagerava, neanche in Cyber Formula sono arrivati poi a esagerare così tanto dal punto di vista della ruota, praticamente era niente di camion, ma fa niente. Vabbè. E quindi qui abbiamo una macchina che va a riprendere proprio quella livrea, però eravamo già negli anni 80 perché se andate a prendere una macchina degli anni 70, questa non l'ho ancora capita, se non per il fatto che avesse sta cazzo di sei ruote che ti fanno pensare a quanto cazzo mai può andare una macchina del genere. Quindi la Tyrrell P34 è entrata nel mito, poi vabbè, sappiamo già benissimo che la Goodyear non sviluppò le gomme perché erano diverse da quelle diciamo che utilizzavano le macchine normali, come può essere una macchina di quel periodo che andiamo anche a paragonare con le dimensioni, la Ligier, che poi era Mirage o Mistero in Italia, vedete che più o meno le dimensioni comunque sono molto analoghe. E quindi vedete che c'è una differenza di dimensioni, già si vede anche da un modellino fatto a cazzo comunque, sì. Che le ruote davanti comunque sono un po' più grossine di quelle che aveva questa macchina a sei ruote. E quindi la Goodyear doveva andare a studiare gomme diverse proprio per questa macchina specifica. Loro invece non ci avevano voglia. No, voi invece vi beccate le gomme come ve le diamo noi. E praticamente questa macchina vinse poco. Ma vinse non vinse nessun titolo, sebbene Ken Tyrrell comunque era un genio, e se la macchina fosse stata sviluppata meglio e avesse avuto un seguito migliore, probabilmente avrebbe vinto di più. Però vabbè, la storia è questa. È andata così. Esatto, e c'è poco da fare. Notiamo che questa è dell'MMC, per me è bellissima in questa livrea, in questo alt mode, e anche qui sentiamo che è comunque gommata, non è plasticata. No, è gomma. E detto questo, adesso qui
può sparire. Abbiamo visto milioni di anni fa. Esatto, quindi torna pure da dove sei venuto e andiamo a esaminare un attimino questa macchina, questa macchina da corsa che va a formare, che è il quarto, la quarta uscita degli Stanticon. Siamo vicini. Siamo vicini a Menasor che menerà. Sì. E però nel quarto, non vedo l'ora di vedere finalmente un Fantoys unito. E il problema è che il quinto sarà Dead End, che già ve lo spoiler ora. Che ho un grosso ricordo verso Dead End perché era uno dei miei giocattoli preferiti dell'infanzia che mi fu rubato, come vi dissi, che ve lo racconterò poi nella recensione di Dead End, il quale dovrebbe essere coadiuvato all'interno della scatola di tutti i pezzi anche che fungeranno da platforming di Menasor, quindi ho molta paura al costo che avrà l'ultima uscita Fanstoy. Questo ha già passato i $200 su Show Z ed è sold out, partendo da un prezzo base di $120. Purtroppo i Fanstoy c'è poco da fare, raggiungono quotazioni. Però provi a sentire veramente cicciona. Cioè, a me, se vi devo dire una cosa, un mio parere fino in fondo, è troppo gialla. Parte quello, no, no, beh, la colorazione è giusta. Lo trovo un po' tracagnotto. Non ha una forma. Ho visto, cioè, a parte questo, che secondo me come alt mod lo surclassa. Ok. Però è un'altra macchina, è un'altra cosa, ma lo surclassa. Però Fanstoy, secondo me, ha fatto anche, ad esempio, come può essere Breakdown, la Ferrari, o Motor Master, il camion, o. Il primo che... No, Breakdown era il primo. Comunque tutti quelli che erano usciti prima, anche la Lamborghini, la Ferrari, erano secondo me in alt mode notevolmente meglio. Questo lo trovo un po' incossato nel culo. Cioè... vede qua invece com'è più armonico l'alettone posteriore. Invece lì lo trovo incossato. E però vabbè, questo è... Notevoli i materiali, notevole la colorazione, non c'è un difetto. Andremo poi a vedere l'alt mode, il robot mode, che invece lì vi posso già dire che è, secondo me, veramente figo. L'altra cosa che vi posso dire prima di passare al momento che vi piace un sacco, che fungerà da stacchetto tra una cosa e l'altra, cosa ride lei? Ci metto Jimmy. Oddio mio! No, scherzo. Ma perché no? Con una faccia intelligente, sì. No? E, tra l'altro, poi, adesso qui parlando invece di cose serie, si vede gli 8 cilindri del motore Cosworth che aveva la macchina del tempo. Vediamo anche che c'è l'omino e il volante. L'altra cosa che vi volevo dire e che io non sono riuscito bene a capire, ma adesso quando la trasformerò cercherò meglio, non ho percepito lo stacco, almeno la macchina che si divide in due, perché quando diventa Menasor fondamentalmente sia DX9 che X-Transbot hanno messo uno snodo che la macchina si divide per fare il, come posso dire, lo snodo del braccio? Più che lo snodo del braccio, qua proprio si divide in due perché la macchina si va a appoggiare sul platforming che funge proprio da braccio. Okay. Qui non c'è snodo, cioè lì DX9 e X-Transbot la macchina non ha snodo, ma si divide in due e va a appoggiarsi prima dello snodo e dopo lo snodo. Mi sono reso l'idea. Qua non ho visto che la macchina, almeno quando l'ho trasformata, non ho percepito il fatto dello stacco. E da quello che ho sentito dire in giro, adesso cercherò anche meglio, che fondamentalmente invece qua ci sia lo snodo annesso. Quindi cosa succede? Succede che questa macchina fondamentalmente fungerà da braccio. C'è una cosa che però mi... Ma saranno le gambe che fanno da snodo? Di per sé? Non lo so, guardi, perché anche io... Io stavo pensando a Combiner Wars, che erano le gambette che dividevi, facevi... Le gambette che diventano lo snodo del gomito. Questo non diventa una gamba del Menasor, ma diventa... Cioè,
È il braccio destro. È il braccio, ok. Si attacca in quel modo. In che modo non lo so. Okay. Però adesso vi faccio notare una cosa che mi sono reso conto ora. E che potrebbe però essere calzante. E vede questi anfratti? Sì. Che quando poi si trasforma in robot, questi vengono chiusi. Però vede che qua mi fa pensare che sia qualcosa che si incastra e tac, funge da prigioniero. Poi quindi può darsi che... è un altro questa cosa qui, pum, praticamente si attacca sul braccio e rimane lì. E c'è... cioè praticamente il braccio è una cosa a sé stante. Questo praticamente si va soltanto ad appoggiare sopra sul braccio. Ed rimane lì. Non lo so, perché io comunque questo snodo che dicono io non l'ho visto. Ma scusi, allora mi viene da pensare che non c'è un'immagine, qualcosa del Menasor finito? Qualcosa c'era, ma era un render di anni. E anni fa. E che ho che la soluzione migliore, che è quella che hanno fatto sia di X9 che X-Transbot, è che la macchina si divide in due. Una parte va su, una parte va giù e si attacca praticamente su un braccio, cioè su una piattaforma già esistente. Loro praticamente fungono soltanto da abbellimento della... Sì, sì. Infatti sia di X9 che X-Transbot il trailer... il rimorchio di Motor Master è fondamentalmente poi il corpo di Menasor. In Fan Story sappiamo che questo non succede. No, c'è tutta una parte aggiuntiva. E il come si incastrerà Motor Master con il rimorchio all'interno di queste platforming lo ignoro brutalmente. Le due macchine più semplici nella trasformazione saranno la Ferrari e la Lamborghini, perché quelle li appoggi sopra e finisce lì. Gli altri tre elementi è una roba che ancora non riesco bene a capire, e secondo me la soluzione migliore era comunque quella di dividere in due la macchina, però questa cosa si vedrà. E tanto mi fa pensare che Dead End possa anche uscire in due volte, cioè nel senso che esca Dead End da solo e poi escano le platform, cioè che magari abbia ripensato Fan Story nella fattispecie come fare questa cosa. È chiaro che non ha, all'epoca disse che Dead End uscirà, cioè non ci sarà una sesta uscita. Dead End chiuderà, avrà le platforming e vaffanculo. Il problema è che non si è visto nulla di Fan Story, come realizzerà il proprio Menasor, diciamo, a cominciare a farci vedere qualcosa. Non si sa quando uscirà Dead End e non si sa bene neanche come siano fatte le platforming. È un bel mistero, però. Sì. E tanto più che del Superion ancora la cosa è ancora più in alto mare, nel senso che fino ad oggi uno Stanticon, un Aerialbot. Adesso dovrebbe essere l'ora di un Aerial Boss, ma non si è visto niente. Non si è visto niente. Nessun preordine degli ultimi due, perché dei preordini di Dead End e di lui sì, prezzi non si sapeva e non si sa quale sarà quello di Dead End. Ma il preordine degli ultimi due Aerial Boss non si sa. Quindi quella sarà probabilmente una cosa che uscirà successivamente, gli ultimi due del Superior. Ora però io sono curioso di vedere il quinto degli Stanticon. Uno, perché ci sono legato affettivamente in maniera brutale. E due, perché ti va a completare tutta la baradà, perché se non arriva quello... E il costo. Ma il costo a quel punto per lei sarà secondario, perché se lo deve ciucciare com'è? Anche se costa 500 euro. Adesso lei è stato un po' violento, perché il... Ma 300... Penso che sarà un po' così. Io pensavo che si accavassero con $200. Ma può essere, magari sai, preordine, cazzo ne so. Bisogna vedere se queste platform... Però in realtà secondo me sarà più da vicino ai $300. Tanto più che il trailer, solo il trailer dell'X-Transport costava 200 banane. Solo il trailer. Escluso Motor Master, eccetera. E poi dopo è uscito per l'X-Transport un altro upgrade della bellezza di $75 che andavano a ingrossare le due braccia. Quindi l'X-Transport è venuto a costare una barca di soldi. Vedremo un po' cosa succederà. Intanto vediamo questo robottone. Esattamente. Eccolo qua. Abbiamo il nostro Smokey alias Dragstrip della Fan Story. E
Robotto mi piace molto di più. Robotto le piace di più, sì. A lei le piace di più Altimo? Non mi piace molto nessuno, perché è troppo giallo per me. Lui era così. È così. È lui così. Era così. E secondo me comunque FT o Fan Story ha fatto comunque un lavoro. Sì, sì, cioè rispetto agli altri questo è forse quello che mi piace di meno. Ma per la sua forma, per la sua, per forma. La sua realizzazione. Sì, no, sì, vabbè, sì. Per carità, non voglio entrare nel merito del gusto personale. Sì, sì. Della, no, del design, soltanto come robot che non mi piace tanto. Ma io invece lo trovo ben fatto, ottimamente realizzato, e anch'io ero un po' scettico. Non mi ha convinto totalmente in alt mode, ma in robot mode siamo a livelli eccellenti. Vi posso far notare che lei noterà che le due gambe hanno una piccola giuntura diversa sul dorata. Ginocchio. E sa che cos'è quello? Sì, sì, sì. Sa che cos'è quello? Perché poi dopo me ne sono accorto. C'entrerà qualcosa con la trasformazione nel gigione. Eh sì. Sì, perché io ho notato che sia X-Transbot che di X9 le macchine si dividono e poi andavano sul platforming. E va bene. Qua invece non si divide un cazzo. E va bene. Lo snodo del gomito del braccio del manager, perché lui comunque rappresenta il braccio destro. Sarebbe qua, più o meno? No. O almeno aspetti che guardo meglio, lì c'è qualcosa, ma è qui dove praticamente c'è l'avanzamento del gomito, perché c'è una praticamente quando si mette il braccio in questa, chiamiamola, in questa posizione del vaffanculo, diciamo, esatto, del vaffanculo, cioè vede questa parte, va bene, e questa parte, questa parte fa una traiettoria più breve, sì, mentre sì, invece sì, questa parte deve avere un'estensione più ampia, quindi quella parte lì permette il braccio di potersi allungare e di avere un punto di snodo, quindi la parte superiore rimane ferma su se stessa. Qui invece si allunga per accompagnare il movimento del braccio e del gomito, quindi se no resterebbe vincolato su se stessa e sarebbe un stoccafisso. E non si divide, pertanto sicuramente qualcosa ci sarà sotto che si congiunge con il braccio, perché non, che come vi ho già fatto notare qua sotto lei nota che c'è che è una vicini. Lì si deve incastrare qualcosa e sarà un qualcosa comunque che anche lì sarà dotato di una possibilità di muoversi, di non essere fisso e che quindi si accompagnerà a quel determinato snodo. Poi come lo realizzeranno non lo so, però questo mi fa pensare che sì, ci sarà del part forming sul braccio, ma secondo me sarà molto molto meno invasivo di XTB o X-Transbot o di X9. Poi chi vedrà, vedrà. Ci arriveremo in fondo prima o poi. Siamo già a 4 su 5. 4 su 5 per gli elementi. E secondo me siamo a 4 sesti per il costo. Perché è l'ultima uscita. Secondo me un po' sarà mortificante. Sarà un po' sdrenante. Facciamo vedere altri elementi. Qui abbiamo Wild Rider, che sarebbe poi la Ferrari nello specifico, insomma è molto figo anche Wild Rider, e poi abbiamo il Che questi Staticon, questi erano dei brutti ceffi, comunque. Sono dei, cioè si vede che sono cazzuti. Sì, sì. Brutti non sono. No, brutti ceffi nel senso, devo stare attento, bisogna girare la larga. Bisogna girare la larga. Non sono mica tanto normali questi qua. No. Anche se i più rissaioli, secondo me, allora i più ignoranti erano i Predacons. Erano bestie con cui, ma neanche qua l'intelligenza secondo me deve Invece sono messo più però fini. Forse un po' più fini, sono un po' più fini. Poi il Bruticus, loro erano secondo me rissaioli, punto. Sono militari. Loro erano sono anche esaltati, esatto. Cioè loro erano questi qua, secondo me erano un po' più mafiosetti. Non a caso comunque poi la DX9 ha chiamato i propri elementi degli Stanticon con nomi mafiosi.
Ah, beh, lui era. Dunque, in no. effetti, Smokey può essere il mafiosetto. No, questo è Fanstoy. Ah, Fanstoy. Io sì, no, no, perché. No, lui... sto pensando a Smokey. Può essere, sai, il fumatore, no? Sì, 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 sì. Però è chiaro che lui lo chiamano Magnum. Vabbè, sì, lui, sì, Rod, lui King, Rod King, perché chiaramente in un episodio dice adesso con Optimus Prime, dice adesso vediamo chi è il re della strada. Re della strada, giusto, quindi... giusto. E poi dopo l'altro, non mi ricordo come si chiamava, che non vediamo qui, Breakdown, perché ce l'ho trasformato in alt mode e non l'ho ancora ritrasformato perché poi mi servirà da cioccarlo subito. Infatti lui invece l'ho ritrasformato, ma poi dopo mi servirà per cioccarlo direttamente alla, in alt mode per metterlo su Menazor. Quindi adesso qui li vediamo tutti combinati insieme. Vi faccio vedere, adesso farò un piccolo spot, nel senso che qui adesso vedete, vi rifaccio vedere la immagine di Johannes, sì. Ma perché adesso poi, oltre ai vari link che troverete sotto di Show Z per acquistare questo Fanstoy che è già andato schizzato a prezzi atomici, metterò anche il link di Instagram del buon Johannes, del suo studio, che vedrete tante bellissime artwork. Quindi, okay. Ma lui fa solo Transformer o fa tante altre cose? No, no, ha fatto anche dei lavori per i Super Robot, per Jig, anche per il grande Mazinga. Infatti, se lei andrà a vedere. Adesso ci andrò allora. Il suo, sì. Nel suo link, nella sua pagina Instagram, vedrà tutti i lavori che ha fatto il nostro. Bene, bene. È chiaro che la maggior parte dei suoi lavori riguarda il brand Transformer. Vabbè. Però non si è limitato soltanto a quello. Ma se gli vuoi commissionare poi un lavoro per fare una maglia di potere robotico, eccetera. Come art director. Come art designer. Art designer. Magari lo contatteremo fare. Perché no? Una roba del perché genere. Perché no? Quindi. Togliendo, bellissimo con quel robot. Beh, infatti dicevo, fiche bestia comunque. Cioè, lui proprio lo vedi che Dio canta, se puttana vacca, sì, se fai un destro. Sì, che proprio con ignoranza, cioè. Ma poi proprio lo vedi che neanche nella realizzazione Fanstoy è cazzuto. Lui, anche lui è cazzuto. È diversa la cosa, cioè lui è proprio grosso. Sì, sì. Sì, un po' più un simione. Sì. Però era arguto, un po' era arguto. A me di questi qui della Fanstoy, cos'è che non mi piace? C'hanno quelle antennine da Frankenstein, The Dend almeno, che è il mio preferito. E finalmente parleremo di uno dei miei giocattoli che furono proprio quelli che io serbo nel cuore. Vi racconterò anche una storia triste. Anche una storia triste? Sì. E le. Io adesso pesato l'abbiamo pesato, vero? Boh, non ricordo se l'abbiamo pesato come macchina. E sì che è passato poco, ma no, io questo dubbio ce l'ho. Pesiamolo. Appunto. Pesiamolo. Appunto. Allora, andiamo un attimo il girello, mettiamo la straccia bilancia del signor Koji Kabuto. Però aspetti, è che fai? Ringraziamo come posso dire? No, lo ringrazia lei. Io lo ringrazio. Lo ringraziamo, ma in maniera così, leggera. 343, e gli mettiamo sopra dei Transformer. E ci mettiamo sui Transformer invece dei mazzinghi di merda. Ecco, allora adesso sì. Allora. Ah, questo sì che è un canale che vede il collezionismo robotico a 360 gradi, se non sei il 6. Sì, ma su questo non c'erano dubbi in merito a ciò. Vada! Patto estetico. Io gli do... Dietro è brutto. Dietro è molto brutto. Però... È tutto spatasso. Ma perché? Per quella cosa che... Perché vedrà che si attacca qualcosa. Perché vede come... Com'è... Meno. No, come anche lui, bello dritto. Però vedi che c'ha questi qui. Un po' più. Ma lui sa benissimo che diventerà un braccio a tutti gli effetti. Lui invece ritornerà in macchina e si attaccherà come macchina direttamente alla gamba. Ha meno vincoli rispetto al signore qui. Vabbè. Sul piedistallo. Comunque io l'impatto estetico sono veramente soddisfatto. Un 8,5, glielo do tutto. Materiali 9. Verniciatura
Io tutte le volte rimango estasiato. Da Fanstoy, perché 10 con questo satinato, ma privo, cioè qui dovremmo imparare anche Bandai, secondo me, da questa casa. Non so se anche lei conviene. Ma sono bellissimi questi Transformer, sono bellissimi. Ma davvero, non è che lo dico. Sono proprio fatti da Dio. Lo sappiamo che Bandai è paraculo ultimamente. Molto. E i cinesoni fanno ste robe qua. E tra l'altro uno dei meme, proprio procedo nel pagello, uno dei meme più belli che ho visto, dove c'era il classico maestro con il proprio discepolo, e dove si vedeva il discepolo che supplicava il maestro che gli insegnasse a essere bravo nella determinata arte. E dove c'era scritto il discepolo che era la Takara, chiedeva, please, ti prego, insegnami. E il maestro che lo guarda con fare serio dice no. Please teach me. E il maestro no. Ma si vede che Takara fosse più legato ai giocattoli, cazzo. Non so che Takara è messa male. Poi forse Takara è diventata dell'Hasbro, si diceva. Che allora avesse fa le tette basse. Vabbè. Posabilità. Un 7,5 c'è a tutti gli effetti. Accessori, poco. Abbiamo una testa, cioè già che lui c'ha la faccia da mica normale, pensate un po', c'è un'altra testa un po' più incazzata. Sì, sì, dove proprio sbraia. Sì, non è lui, Ah no, cazzo. Mi sembrava... È bianco. Sì, mi sembrava... Ecco. Eccolo qua. Ecco, sì. Con questo sorriso beffardo. È da mafiosetto. Sì. Da mafiosetto. Da bulletto. Messo, Da bulletto del cazzo. Quindi, accessori comunque... 4. Trasformazione. Meno complessa di altra, anche se c'è un po'... Gli diamo... Sai che non mi ricordo più, no, più è alto più la trasformazione è buona. Beh sì. Non è come l'ogività che, o no, come... L'incazzatura. Ecco, l'incazzatura che ragiona a senso contrario. Sì, 6, perché comunque è un po' smadonnato nell'ultima. Confezione. Dato che, adesso vediamo un po' se ci farà gratis. Gratis. Per le magliette. Allora non possiamo che dare 10 a Johannes. Certo. Certo. Perché noi non siamo paraculi. No. E gli vorrei chiedere una cosa, Johannes, adesso, però non so se ci ascolterà in questo momento. Sui fantasmi. Lui si potrebbe, non si potrebbe inventare un robot? Sì. No, ma proprio da zero. Sì. No? Che ha 3 astronavi, una guidata da lei, una da me, una da Lobo, e si trasforma in un robottone. Che bella idea! Ce lo faccia! Ce lo faccio, glielo scriverò quando ha tempo, come le viene un arto. Cioè non è bisogna fare un progetto una roba semplice, tre astronavi, tre stronzi che guidano, io farò il secondo, le fighe aspetteranno lei, Lobo gli facciamo fare il terzo ciccione che alla fine muore. Lei lo dice, insomma, che non c'è il dottor Lobo. L'avrai detto comunque, scherzavo. No, a parte gli scherzi, no, stavo pensando, ma lei preferisce più soggetti, macchine? Io ho detto astronavi, però preferisce. È uguale. Cioè, è indifferente. Scelga lei, allora. No, era così, no, perché mi ero un po' dimenticato di quello. Lei comunque preferisce un soggetto che vola, comunque. Ma sì, ho detto un'astronave per dire tre cose che si agganciano. Tipo i getter. O altri robot. Capito. È una bella. Una bella idea. Il robot di potere robotico. Il nostro robot, disegnato da Johannes Vinci. Vediamo. Incazzatura. No, 4. Non mi ha fatto incazzare. Ogività.
Beh, allora, lui è l'ultimo arrivato nel senso proprio anche di come progettazione, tra addirittura i tour party, non parliamo di Takara, Hasbro nelle loro versioni Combiner Wars del cazzo, però le ha prese. Sì, sì, sì. E pensi che ero molto interessato anche alla versione tour party di Havok. No, ma comunque c'erano i come si chiamano, i United Warriors, si chiamavano, sì. Beh, non erano male, poi alla fine quando erano combinati insieme. Beh, no, a me era imbarazzante. Se poi prendiamo i Perfect Effect. No, con i Perfect Effect migliorava molto. Sì, sì, sì. Figa, Sì, però no, cioè, non posso... No, ho capito. Non mi ricapacito come ho fatto poi a cedere. Figa, eri gasato da Dio. Sì, ma è lì dove proprio mi ha poi pompato in... Ogività, comunque. Ogività. È uno dei loro, ci vuole. Beh, io gli do un 7, sono abbondante nell'ogività. Rapporto qualità-prezzo: $122. Non guardiamo i 200 che chiedono adesso su Show Z, poi non so che cosa chiedano in giro. Mi farà pensare a un rapporto qualità-prezzo, comunque tradotti in euro al preordine, di circa 105-106 euro. Che secondo me un Mazinga DC lo straccia come qualità, e non sono andato a prendere una roba bassa di qualità, sono andato a prendere, non sono mica andato a prendere il Govarian come metro di paragone. No. Rapporto qualità-prezzo, quindi io mi sento di dargli un 6. Giudizio finale: il dietro un po' stona, poi anche per il discorso di, comunque io l'8 glielo do tutto. Fan Story continua così perché sei sulla strada giusta per fare un lavoro molto buono. Lo vedremo comunque alla fine della prova. Ciao Johannes, se facci sapere per quel video. Per il robottino. Sì.